Il paradiso, Tramiel, 3, 2, brancia incuriosita vicinanza fra Barbieri e la contessa. Prosegue l'appuntamento con Il paradiso delle signore, la soap opera pomeridiana di Rai 1. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda da martedì 31 gennaio fino a venerdì 3 febbraio preannunciano nuovi colpi di scena. La vicinanza fra Marcello e Adelaide non tarderà a attirare l'interesse e la curiosità degli altri soci del circolo milanese la coppia. Però, non si lascerà coinvolgere dai pettegolezzi. Intanto questo loro rapporto desterà la curiosità anche di Ludovica, ex fiamma di Barbieri. Nel corso della settimana di programmazione che si concluderà questo venerdì 3 febbraio sarà dato spazio alle vicende sentimentali della contessa di Sant'Erasmo. La donna, dopo la delusione d'amore subita da Umberto, sembrerebbe aver ritrovato un po' di felicità al fianco di Marcello. Quest'ultimo, reduce anche lui da una tormentata storia sentimentale, ha avuto una recente e repentina scalata sociale anche grazie al supporto della contessa. Tuttavia, sebbene Barbieri non sia ormai più un barista, resta pur sempre un giovane di umili origini e la differenza di ceto, di cultura e anche d'età fra i due è evidente. Dunque, stando alle anticipazioni trapelate riguardo le puntate del Paradiso delle Signore che andranno in onda sino al 3 febbraio, la relazione fra Marcello e la contessa diventerà sempre più solida. Il loro rapporto non tarderà a essere notato fra i soci del circolo milanese che frequentano, alcuni dei quali esprimeranno un certo dissenso riguardo tale unione. Tuttavia Adelaide e Barbieri ignoreranno i commenti e i pettegolezzi, vivendo con naturalezza il loro rapporto. Nel frattempo anche Ludovica verrà a sapere che c'è qualcosa fra Marcello e Adelaide. La fidanzata di Ferdinando non riuscirà a non stupirsi per questa novità inaspettata. La contessa ha sempre avuto un buon rapporto con la giovane Brancia, motivo per il quale la ragazza vorrà scoprire cosa ci sia esattamente fra il suo ex e la donna con cui ha un rapporto particolare da anni. Al contempo la scalata sociale dell'ex barista non si arresterà. Difatti, mentre Umberto e Tancredi si organizzeranno per la ristrutturazione di Palazzo Andreani, la contessa Adelaide avrà una nuova brillante idea e proporrà a Marcello come nuovo socio del circolo.